collaborare per valorizzare l'Irpinia, ma soprattutto per chi ha i miei stessi interessi. E soprattutto tengo a precisare che non sono soltanto un appassionato di storia locale, ma vivo l'Irpinia da un punto di vista tridimensionale, perché oltre ad essere uno studioso sono anche un genitore e sono soprattutto un imprenditore. Quindi mi rendo ben conto di quelle che sono le criticità del territorio, ma mi rendo anche ben conto di quelle che sono le potenzialità latenti. L'Irpinia è spettacolare e affascinante, ma soprattutto a mio avviso è un mosaico di tessere, la gran parte delle quali devono ancora essere amalgamate e sistemate nel migliore dei modi. Non voglio dilungarmi molto né tantomeno tediarvi, ma prospetto sinceramente una nuova scuola di pensiero irpina, che possa essere quindi un unicum, ma possa essere soprattutto un momento interdisciplinare e intersettoriale. Soltanto in tal senso si può valorizzare al meglio l'Irpinia. Detto questo, la rubrica tematica è volta in prima battuta ad una cosa necessaria: a creare in voi empatia, a suscitare in voi curiosità. Curiosità perché, ripeto, la nostra Irpinia va valorizzata al meglio, ma soprattutto va conosciuta. Spesso mi è capitato, soprattutto in ambito accademico e non, di avere a che fare anche con professionisti o non solo, che comunque si trovavano in Irpinia ma non avevano alcuna cognizione di causa di quella che era la storia, la cultura circostante e altro, e questo a mio avviso costituisce un vulnus che deve essere inesorabilmente sormontato. Noi con questa rubrica tematica, ripeto, daremo soltanto delle pillole di cultura. Io vorrei sostanzialmente che fosse uno scambio culturale, uno scambio tra me e voi, quindi massima interazione, soprattutto suggerimenti e quant'altro. Sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore focus. E prendo a prestito una frase che mi è molto a cuore di Socrate, cioè non sono qui per insegnare nulla, ma sono qui soltanto per suscitare in voi curiosità. Quindi ripeto, l'intento è quello, quindi l'iter finalistico è quello: suscitare in voi curiosità, far sì che questo appuntamento, soprattutto nelle fasce più giovani, possa essere un approccio metodico e metodologico alla riscoperta dell'Irpinia, ripeto, che è una terra particolarmente affascinante. Se mi consentite, ripeto, non per essere pesante, vorrei soltanto porre delle premesse, quindi iniziare con quello che sia un metodo induttivo, cioè dal particolare al generale. Quindi analizzeremo la microstoria e per trasportarla nella macrostoria, cioè dobbiamo far emergere quelle che sia il genius loci, quindi l'anima dei luoghi, quello che è veramente l'anima dell'Irpinia. Mi sembra di aver detto già abbastanza, vi lancio la prima musica, così le parole si addolciscono con una bella melodia, fra qualche minuto, grazie.
Ed eccoci di nuovo su Radio CRT per raccontare l'Irpinia. Allora, iniziamo con qualche curiosità in pillole. Ovviamente questa puntata di esordio sarà una puntata, sarà un calidoscopio, quindi sarà un contenitore di notizie. Poi dalle prossime puntate ovviamente andremo nel dettaglio a raccontare, soprattutto nello specifico e con sempre con metodo, quelle che siano le diverse specialità che ci siamo di cui sopra. Vi do quindi delle nozioni tra virgolette in pillole, ma prima di questo voglio sottoporvi delle domande, ma giusto per assaggiare tra virgolette quello che sappiamo dell'Irpinia. Prima di tutto, perché questa nostra terra si chiama Irpinia? Seconda domanda, ma l'Irpinia coincide con quella che è l'attuale unità amministrativa provincia di Avellino? Soprattutto, quali sono le città più popolose della provincia di Avellino? Quali sono e quanti sono i comuni che fanno parte? Queste sono delle domande di carattere generale, banale, ma vi posso garantire che l'interlocutore spesso su queste domande si lascia praticamente impietrito e che giustamente non sa rispondere. Allora iniziamo con iniziamo con una cultura diciamo generale. Allora, in buona sostanza quella che è l'attuale territorio, l'attuale territorio dell'Irpinia coincide in buona misura con quella che è la provincia di Avellino. Provincia di Avellino intesa in senso amministrativo, che comprende attualmente 118 comuni. Di questi 118 comuni abbiamo una popolazione circa di 414.000 abitanti e di questo come estensione territoriale per circa 2.800 km quadrati. Abbiamo quindi una zona che si estende a cavallo tra quello che è l'Appennino Campano, una zona piuttosto vasta che giunge fino praticamente alle colline della Daunia Pugliese per essere circoscritta ad est verso il Volturno e la Piana del Sele, per poi degradare a nord verso il Sannio Beneventano. E ovviamente anche questo, cioè, la popolazione non è poca, ovviamente la nostra Irpinia sta fortemente subendo quello che è uno spopolamento molto molto aggressivo. Tra le città, se vogliamo, i comuni più popolosi, in primis c'è Avellino, poi ci sono diverse altre cittadine che comunque hanno una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, in questo caso Ariano Irpino, poi sempre tra le prime 5, dopo Ariano Irpino abbiamo comunque Montoro, poi abbiamo Solofra e poi Mercogliano. Può sembrare strano, ma la nostra Irpinia, ripeto, è una terra in primis accogliente, ma una terra ospitale, ma soprattutto è una terra molto affascinante. E fin da epoca preistorica la nostra terra è stata non soltanto abitata, ma è stata tra virgolette anche colonizzata. Infatti le prime evidenze archeologiche si fanno risalire al Paleolitico. Paleolitico è il periodo della pietra antica, quindi parliamo della prima era. Queste sono evidenze archeologiche, quindi sono incontrovertibili. E veniamo a una delle prime domande che vi avevo tra virgolette lanciato: perché la nostra terra si chiama Irpinia? Allora, diverse sono le tesi, ma la communis opinio in tal senso è quella dovuta al nome totemico, quindi Irpus lupo. L'animale totemico si dice che durante la primavera sacra, quindi il Ver Sacrum, gli Irpini erano una delle quattro tribù sannitiche, dei Sanniti, facente parte della tribù dei Sanniti, ed erano mosse, si spostavano in periodo di carestia o per altre questioni che non sto qui a dilungarvi, ma anche si spostavano capeggiate da un animale totemico. In questo caso, ecco, per gli Irpini, ripeto, che era una delle quattro tribù dei Sanniti, c'era lo stendardo, quindi il simbolo del lupo, quindi Irpus in lingua osca significa appunto lupo. E da questo si fa risalire poi, diciamo, al territorio ricompreso sempre, che ricomprende l'attuale provincia di Avellino, che a sua volta ricalca la più antica provincia di Principato ulteriore, ricompresa nello stato di Napoli e poi successivamente nello stato delle due Sicilie. E da questo, già dal 1806, Avellino diventa capitale della provincia. Dalla precedente provincia, ulteriormente, la provincia di Avellino dal Principato Ultra ricava lo stemma. Infatti lo stemma dell'attuale provincia di Avellino richiama la storia, è uno scudo di origine sannitica diviso in due colori. La parte superiore è rossa, mentre la parte sottostante è argentata. Nella parte rossa insiste una corona e ancora più sopra una corona marchionale.
Quindi questo è lo stemma della provincia di Avellino, che richiama, ripeto, quella più precedente della provincia ulteriore, distinta dalla provincia Citra o Citeriore, definita così, ripeto, perché era oltre quello che poi era la fascia praticamente della zona. Andando avanti, quindi, la nostra terra è ricordata soprattutto dalle classi più, come voglio dire, cioè dalle persone più adulte, per un evento catastrofico, uno degli eventi più catastrofici del XX secolo, che quest'anno, nemmeno farlo apposta, c'è l'anniversario del 40°. Mi riferisco praticamente al terribile terremoto che si è avuto il 23 novembre del 1980. Purtroppo, diciamo, questo avvenimento nefasto non soltanto quindi è stato, ripeto, uno dei più nefasti nell'ambito del XX secolo in Italia, ma soprattutto ha lasciato oltre 2914 vittime e tra le altre situazioni l'epicentro ha avuto proprio origine nei comuni di Torella, Guardia dei Lombardi, Lioni, Conza della Campania, radendo al suolo diciamo queste cittadine. Ripeto, proprio il 23 abbiamo l'anniversario del 40°. E sono stati scritti diversi articoli in tal senso e soprattutto dei libri molto suggestivi, molto sui generis in tal senso. E se vi ricordate, c'era un famoso giornale con la scritta "Fate presto", perché ovviamente l'Irpinia in quei periodi era veramente gravemente disagiata. Ovviamente, giusto a titolo informativo, ricordo che si è raggiunto un grado piuttosto alto della scala Richter, il 6.9, e soprattutto la durata è stata piuttosto lunga, di oltre 90 secondi. Ma l'Irpinia non è soltanto una terra ballerina, soprattutto l'Irpinia è una terra molto molto fertile. Infatti è una terra ricca non soltanto di un humus particolare, che è frutto di terreni argillosi, ma non solo, di terreni sabbiosi, ma non solo, perché questo è dovuto anche alle ceneri di origine vulcanica, che non in ultimo, l'ultimo si ricorda a metà degli anni 50, che hanno ulteriormente, sono giunti quindi dal Vesuvio e da quella che è la piana Flegrea, sono giunti fino alle nostre zone, fertilizzando ulteriormente quello che è il nostro humus per i nostri terreni, che danno poi luogo non soltanto a vini di invecchiamento di un certo livello, ricordiamo i nostri 3 DOC G, ma anche ad uliveti particolari, cultivari di un certo interesse, di un certo livello. Ma l'Irpinia non dobbiamo immaginarla come una grande estensione soltanto di vigneti, perché i vigneti sono di modesta estensione, non ci troviamo nel Chianti o nelle Langhe, ma accanto a queste vigne di breve estensione si ritrova l'uliveto, quindi con antiche cultivar di un certo spessore, ricordate anche da ricordate non